Per quanto riguarda la Due Mari, noi avremo la fine dei lavori del cosiddetto maxilotto, quello che è in fase di lavorazione, che prevede il viadotto del MERS, quindi lì dove ci sono le terme di Petriolo, che dovrebbe, anzi che sarà inaugurato entro i primi giorni del mese di agosto. L'altra cosa importante è che anche la galleria di Casal di Pari ha visto l'ultimo diaframma essere abbattuto, quindi ora da qui alla fine dell'anno devono essere fatte le rifiniture della galleria, però tutto il lotto che è parzialmente ora aperto sarà disponibile per la circolazione. Nel frattempo, da qui alla fine dell'anno sarà appaltato anche il lotto numero 4. Poi abbiamo il lotto 9 che invece è in fase di progettazione esecutiva, ma anch'esso finanziato e andrà in appalto, inizierà l'appalto nei primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo abbiamo il finanziamento anche per la progettazione del lotto che riguarda Arezzo, quindi il cosiddetto lotto del nodo di Arezzo, per noi più Nodo di amichevolmente Olmo, pensavo. il nodo di Olmo. ANAS ha avuto i finanziamenti di oltre 5 milioni per portare il progetto all'esecutivo, che è il livello di progettazione che serve. Ora, secondo il nuovo codice degli appalti, per andare appunto in gara. E poi abbiamo la postazione del finanziamento nel triennio che va dal 2019 al 2022. La cosa importante è che questo lotto ha comunque una valutazione di impatto ambientale favorevole, seppur con tante prescrizioni che comportano anche uno sforzo progettuale e poi realizzativo importante, però favorevole, rilasciata nel 2005 sul progetto preliminare che aveva appunto redatto, anzi fatto redare la provincia di Arezzo. Di fatto adesso, con due riunioni che ho convocato congiuntamente assieme ad Autostrade e RFI, è stato trovato l'accordo per cui ANAS farà i rilievi e i sondaggi, credo che in parte siano già stati fatti gratuitamente, svilupperà il progetto all'esecutivo in maniera tale da poter andare in appalto. Anzi, abbiamo anche concordato che il lotto sarà diviso in due, per cui ci sarà un lotto più piccolo che dalla Magnanina, quindi dalla fine del raccordo di Di Arezzo, Arezzo, sì. arriverà sino a Palazzo del Pero. Dovrebbe essere un lotto da circa 100 milioni, che potrebbe anche andare in gara prima del 2020, mentre per il resto il lotto che rimane è un lotto da oltre 300 milioni che appunto stanno progettando come ANAS.